Raga, mi è appena arrivata la green light che aspettavo da un po'. Ho deciso di prenderla per provare a fare video migliori. Vedremo. Cioè, la qualità è, diciamo, è colpa del telefono e non della ring light. Però per avere un telefono un po' più professionale, quello per quello purtroppo servono i big money. E attualmente non li ho. Procediamo a piccoli passi. Cos'è, una matrioska? Una scatola in una scatola? Bene. Questa però la apriamo con un po' più di finezza e delicatezza. Cose per le quali io non sono nota, la finezza e la delicatezza. Questa è proprio la ring light e questi i supporti. Ok. Sembra tutto così professionale, raga. Ok. L'avevo presa perché era alta, mi sembra alquanto bassettina questa qui. Si alza. Quasi quanto me. Ho meno luce addosso qua. Ok, cade. Devo fissare meglio. Salute. Ok. Perfetto. Adesso qui sopra e adesso la ring light vera e propria. Okay. Infatti, mi sa che devo abbassarlo un pochino. Così penso possa andare bene. Questo è il telecomandino per le luci. Dovrebbero esserci un bel po' di luci. Per avviarla bisogna inserire lo spinotto in una porta USB. Io adesso prendo la ricarica esterna e vediamo come funziona. Ok raga, eccola qui, e adesso proviamo le luci. Telecomando on. Ok, proviamo. Cos'è questo tasto? Wow, poi ancora rossa, verde, è blu, anche se tramite il telefono so che sembra viola, però vi garantisco che occhio nudo è blu, giallo, verde, questo è viola, blu, acceso, cioè azzurro, oh, ma cambia da solo, figata, e poi c'è luminosità maggiore, questa qui, e luminosità minore, suppongo. Up and down, non so esattamente cosa significano, però no, è giusto. Qui è di più e qui è di meno. Vabbè, dovrò comunque
utilizzarla per capire meglio. Proviamo. Volevo appendere il telefono qui, poi ho provato a schiacciare anche l'ultimo pulsante che ti dà la luce gialla e insomma quella un po' più trasparente, classica. E con queste luci la luminosità diminuisce, come vedete, aumenta. Ok, abbiamo svelato il mistero. Adesso provo a mettere il telefono. Ok, ci siamo. E alla mia altezza, oh, sta luce. E insomma, non ho un set, vabbè, il soggetto, raga, questo è quello che passa in convento, purtroppo. No, cosa? Dovrò sistemarmeli dietro. Il soggetto è quello che è, però la ring light sembra andare bene. Poi, cavoli, adesso è giorno, quindi non è che si vede benissimo, però il fatto di averla a questa altezza e di non dover mettere il telefono qua e là cercando una posizione è già qualcosa. Mi piace parlare in piedi. Proviamo a cambiare le luci se si vede qualcosa. Voi notate qualche differenza? Ripeto, è giorno. Oh, metà blu e metà giallo, bellissimo. Metà verde, metà rosso, belle. No, come colorazioni, wow. Ripeto, adesso è giorno, quindi non si vede benissimo. Forse devo farla la sera questa prova, ma non mancherà occasione. Ma comunque, in generale, attualmente, in questo momento, sono troppo riflesso, sono contenta. Questa è la ring light. C'è una marca o qualcosa? Assolutamente no. Allora, raga, non l'avevo mica visto. C'è il telecomando per il telefono e un altro supporto che non so per cosa possa essere, però figata, ma quello che importava è questo qui. Ok, raga, iper soddisfatta. Se magari vorrete acquistarla, vedere tutti i dettagli del caso, le caratteristiche, comunque vi lascio il link, troppo riflesso, il link di dove l'ho comprata su Amazon. Non è una sponsorizzazione perché no, no. Però quando mi trovo bene con le cose mi piace condividerle. Raga, ma nel telecomando c'è anche la batteria. Stupendo, non me l'aspettavo. Vabbè, raga. Ci vediamo, sono molto contenta e al prossimo video.